con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta da Massimiliano Piccioli si è alzato il sipario su Arezzo Classica, la stagione concertistica dedicata alla musica sinfonica e da camera. L'orchestra splendida, perché è veramente un'orchestra splendida, un'orchestra con tante figure differenti che però suonano veramente molto bene. Sono veramente lusingato di fare questa esperienza con questa orchestra, mi sono trovato benissimo con tutti quanti, c'è un'energia meravigliosa. La Fondazione Ligure, una delle più antiche e prestigiose realtà musicali italiane con oltre 110 anni di storia alle spalle, si è esibita sul palco del Teatro Petrarca proponendo musiche di Bach e Busoni affiancate dai solisti Cristiano Rossi e Marco Bigare. Ad Arezzo, io ho suonato una dozzina d'anni fa questo concerto in La minore lì nella cripta di San Francesco e ho cambiato enormemente rispetto a quell'esecuzione perché ho ancora ristudiato, ribaroccato nel caso di quello che ho fatto, per cui è un tipo di compositore che non finisce mai e è ricchissimo. Il cartellone, voluto dal Comune di Arezzo assieme alla Fondazione Guido d'Arezzo e realizzato in collaborazione con la Casa della Musica, proseguirà sino ad aprile 2019. Siamo molto felici, finalmente questo cartellone è stato assemblato insieme, mi sembra un cartellone vario, interessante, che ha proposte di musica sia di insieme che grandi solisti, rappresentanze di grandi orchestre. Credo che è un buon viatico per questa prima stagione di Arezzo Classica.